innanzitutto ringrazio Afegea, con cui collaboriamo da anni. Come avrete letto sulla candina, io oltre a essere amministratore delegato di Planetech, sono anche da molti anni presidente di AIPAS. AIPAS è un'associazione che è nata circa 15 anni fa come associazione di piccole e medie imprese spaziali. Quattro anni fa abbiamo cambiato statuto perché per fortuna alcuni dei nostri associati sono diventati grandi imprese e siamo comunque da anni molto attenti alla collaborazione sia col mondo della difesa che più in generale col sistema spaziale italiano. Come ha detto l'onorevole Rossi, al generale Rossi preferisce essere chiamato, in effetti c'è un passaggio del libro bianco della difesa, il paragrafo 291, dove viene passato chiaramente un messaggio di politica industriale sulla necessità del rafforzamento delle capacità della piccola e media impresa e sulla concentrazione anche di nuovi capitali, anche privati, negli investimenti per l'alta tecnologia. Questo è un tema che è stato molto al centro dei lavori della cabina di regia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è stata inizialmente lanciata dall'attuale segretario generale della difesa, in cui c'era proprio questa visione di necessità di allineare le risorse disponibili per la ricerca e sviluppo e di potenziare le capacità del sistema nazionale. Ora, proprio in quella situazione è emersa la consapevolezza che la mancanza di investimenti, noi abbiamo una piccola e media impresa molto vivace, molto prona all'internazionalizzazione e all'esportazione, credo che Planetech Italia in questi 20 anni di vita abbia dimostrato queste capacità, ma è storicamente sottocapitalizzata, ha difficoltà a crescere. E che cosa serve per attrarre investimenti privati? Molti dicono, guardate un esempio in California, su Silicon Valley, proprio nello spazio, in questo momento stiamo assistendo a una specie di corsa all'oro. Negli ultimi anni, nell'ultimo anno sono stati investiti 15 miliardi di dollari di private equity in quello che viene chiamato New Space. Ma negli Stati Uniti quello che attira i capitali è un commitment di una domanda pubblica certa, di lungo periodo, stabilita proprio dalla domanda negli Stati Uniti del supporto dei sistemi spaziali per la difesa. E proprio uno dei nostri ospiti, Worldview, con il programma NextView, che fu avviato, molti di voi lo conosceranno, qualche anno fa, proprio nel momento in cui la consapevolezza di questo cambiamento di scenario di cui parlava l'onorevole Rossi rese chiaro il fatto che con le proprie risorse il sistema della difesa americano non poteva concentrarsi, anzi distrarsi, su una sorveglianza globale, e su questo c'era un'idea di utilizzare in maniera, diciamo, creativa, tra virgolette, capacità private. Così nacque il primo programma, che poi è stato rinnovato negli anni e che ha trasportato da una parte la sicurezza per la difesa americana di approvvigionarsi di immagini globali a risoluzione submetrica, e dall'altra parte ha dato la libertà a queste società di investire tutta la capacità eccedente in attività commerciali e di successo. Bene, nella cabina di regia questo messaggio è passato. Questo è stato parte del contributo nazionale alla European Space Policy, che proprio in questi giorni è stata rilasciata, e affiliato un meccanismo di allineamento delle capacità di investimento dello Stato in settori di innovazione. Non so quanti di voi hanno sentito parlare di una giovane economista italiana, Marianna Mazzuccato, che di recente ha scritto un libro che si chiama Lo Stato Imprenditore. Ecco, in quel libro questi meccanismi, che poi sono alla base dell'attrazione di investimenti
stati di venture capital e di crescita della, delle imprese, metteva in evidenza come in molte parti del cellulare che avete nelle vostre tasche ci sono investimenti fatti dalla difesa in quei settori. Ora, non la voglio fare lunga, ma sicuramente il tema dell'allineamento delle risorse, della certezza delle risorse, soprattutto in settori in cui gli investimenti sono di lungo periodo, con ritorni magari molto avanti nel tempo, è un tema molto importante. Ora, sia la nostra associazione, ma anche Planet Equitalia, sono impegnate in prima fila in questo. Abbiamo avuto, lo dicevo prima al generale, l'onore di ricevere il ministro Pinotti all'aeroporto di Bari, dove gli abbiamo presentato il distretto aerospaziale pugliese. Bene, il distretto aerospaziale pugliese è un ottimo esempio di grandi imprese e piccole e medie imprese che fanno sistema condividendo orizzonti di sviluppo. Ma la cosa più interessante è che in queste imprese spingono attraverso il distretto anche a un allineamento delle capacità di investimento. Noi per esempio utilizziamo i fondi della ricerca e sviluppo regionali, ma li utilizziamo in maniera coerente con le attività nazionali finanziate dall'Agenzia Spaziale Italiana e li usiamo anche per posizionarci in posizioni di vantaggio nei programmi spaziali europei, civili e della difesa. Molte delle cose che vedrete, che sono i prodotti che generiamo come Planet Italia, sono prodotti davvero alla frontiera della ricerca nel settore. In questo momento il nostro sviluppo più recente si chiama Reticus ed è una piattaforma basata su cloud che integra la generazione di quelli che una volta erano geoinformazione e che adesso chiamiamo geoanalytics. Questi strumenti su cloud interagiscono con molte risorse di diverso tipo. Oggi avrete anche degli esempi, credo, di quelle fornite dal nostro partner Hexagon, e consentono anche di introdurre e di fare integrazione di dati diversi, perché poi il centro di questa conferenza qual è? I dati da satellite, perché sono così interessanti? Perché sono un'ottima piattaforma di integrazione di dati diversi, perché offrono il quando, il cosa e il dove, che è un'altra informazione molto importante. E Planetec è all'avanguardia in questo settore per un altro problema, per un'altra capacità. Noi amiamo definirci una start-up di 20 anni. Regolarmente rivediamo i nostri processi, lavoriamo a stretto contatto sia con i nostri utenti, ci freggiamo di essere stati tra i primi a introdurre quella che si chiama User Centered Innovation, e devo dire a questo parterre de roi che ci siamo trovati oggi, di cui vi ringrazio, che la difesa rappresenta un eccellente partner per questo tipo di attività, perché è vero che noi possiamo fare molto per i nostri clienti, però i clienti possono fare moltissimo nell'indicarci effettivi miglioramenti sull'usabilità e sull'utilizzo delle tecnologie su cui lavoriamo. E l'altro elemento importante della nostra attività è quello anche di aver capito che il nuovo modo di fare spazio, quello che appunto viene chiamato New Space, e se avete occasione vi invito a guardare una serie di presentazioni appunto per mantenere la continuità degli eventi che abbiamo fatto per l'IPAS in un convegno organizzato il 27 di ottobre. In cui viene presentato il concetto di New Space. Bene, il New Space in realtà è legato a un nuovo modo di affrontare le missioni spaziali, che sia da una parte più sostenibile economicamente, ma d'altra parte che risponda alla necessità degli utenti di avere analytics usabili, prodotti davvero a supporto delle loro operazioni, il più possibile integrati nei loro sistemi
è in quello che oggi si chiama Internet of Things. Ebbene, questo sta portando a un superamento del vecchio concetto che chi si occupa di spazio conosce dell'upstream e del downstream dello spazio. Sistemi spaziali progettati e con programmi lunghissimi di sviluppo, pensando molto poco alle necessità dell'utente finale, e sistemi di terra, il cosiddetto downstream, che dovrebbero interpretare questi dati e generare informazioni utili. Ecco, mi piace dire che oggi si parla invece di space stream, cioè un flusso ininterrotto di dati che vengono orientati direttamente all'utente, con la possibilità dell'utente finale di riconfigurare in tempo reale le capacità di questi sistemi. Bene, presto vedrete i frutti di questo prodotto, di cui però è molto importante cogliere l'importanza della fusione dei dati. Voi sapete tutti che abbiamo un'eccellenza nazionale nel settore dei radar ad apertura sintetica grazie alla missione Cosmos SkyMed, e Planetech ha l'onore di avere un ruolo abbastanza rilevante nello sviluppo del ground segment a supporto della grande impresa nazionale. Ma è anche molto importante l'utilizzo di informazioni ottiche. Tra i nostri partner oggi è presente European Space Imaging, che farà un intervento molto interessante, e mi piace dire che noi siamo stati i primi distributori in Italia dei primi dati a un metro di risoluzione ottici disponibili, e questo ci ha molto rafforzato, tanto che, come vedrete, nelle attività che abbiamo svolto anche a servizio a supporto del Programma Nazionale della Ricerca Militare, grazie anche all'utilizzo dei prodotti di Hexagon Geospatial, siamo riusciti a generare della data fusion tra dati ottici e SAR davvero utile all'attività di interpretazione, su cui noi stiamo facendo ulteriori investimenti per aumentare la qualità e la quantità dei dati che riusciamo a mettere insieme. Ora, come diceva il generale Rossi, il programma parla da sé, non voglio trattenervi più a lungo. Vi ringrazio di nuovo tutti, ringrazio anche molti rappresentanti della grande impresa nazionale, non nomino tutti, e ringrazio i nostri partner internazionali che ci danno concretamente la possibilità di sentirci parte di un sistema che è un sistema non solo nazionale, non solo europeo, ma ad oggi globale. Grazie.